Giovanni Paolo II era preoccupato per l'Europa di antica tradizione cristiana, in cui la fede stava evaporando progressivamente già alla fine del secolo scorso. Per questo volle dedicare alla riflessione sul vecchio continente ben due assemblee speciali del Sinodo dei Vescovi. La prima si svolse alla fine del 1991 sul tema «Siamo testimoni di Cristo che ci ha liberato», in cui per la prima volta furono invitati come delegati fraterni i rappresentanti della Chiesa ortodossa e delle altre principali comunità cristiane europee, e che si concluse con la consapevolezza, espressa dai padri sinodali, di avviare una nuova evangelizzazione e con un appello a tutti i cittadini europei a favore della solidarietà universale. La seconda assemblea, nell'ottobre del 1999, si incentrò su Gesù Cristo vivente nella sua Chiesa, sorgente di speranza per l'Europa. In questa, il dibattito fu dominato dalla questione delle radici culturali del continente. Da essa scaturì nel 2003 il meditato e accorato appello del Papa polacco ai redattori del futuro trattato costituzionale europeo, affinché in esso figuri il riferimento al patrimonio religioso e specialmente cristiano dell'Europa, poiché il tesoro della fede è un'eredità che non appartiene soltanto al passato, essa è un progetto per l'avvenire da trasmettere alle generazioni future. Tale appello è stato poi articolato nella corposa ma profetica esortazione apostolica Ecclesia in Europa, in cui il pontefice ha denunciato con schiettezza la diffusa perdita del senso del peccato e l'affermarsi di una mentalità segnata dal relativismo e soggettivismo in campo morale, che si sta evolvendo in una sorta di agnosticismo pratico e di indifferentismo religioso, se non addirittura in un'apostasia silenziosa da parte dell'uomo sazio, che vive come se Dio non esistesse. Persino molti battezzati vivono come se Cristo non esistesse. In pratica ormai il pensiero dominante considera l'uomo come il centro assoluto della realtà, facendoli così artificiosamente occupare il posto di Dio e dimenticando che non è l'uomo che fa Dio, ma Dio che fa l'uomo. Ma l'aver dimenticato Dio ha portato ad abbandonare anche l'uomo, come dimostra la tendenza a cedere all'indifferentismo dinanzi a fenomeni migratori. L'ultima parola è stata comunque lasciata alla speranza. Una speranza fondata sulla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, e basata anche sull'esempio di grandi missionari, sulla testimonianza di santi e di martiri e sull'opera assidua di monaci, religiosi e pastori che lungo i secoli hanno disegnato il volto spirituale dell'Europa. Per questo Giovanni Paolo II ha voluto aggiungere accanto a Benedetto da Norcia altri cinque santi patroni del vecchio continente: Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Cirillo e Metodio, Teresa Benedetta della Croce, più conosciuta col nome di battesimo di Edith Stein.